Enesima bagarre al Consiglio Comunale di Ragusa. Quelli che prima erano dei fenomeni isolati di protesta, da un po' di tempo stanno diventando la normalità. Nella civica Assise Iblea si sta assistendo ad una lotta tra le fazioni di maggioranza e opposizione, anche a suon di turpiloquio e offese personali. Le sedute si sono ulteriormente inasprite da quando la consigliera Sigona ha ufficialmente annunciato di essere passata al gruppo misto, portando così i grillini ad andare in minoranza con 14 consiglieri. Da quel momento ogni consiglio diventa terreno di scontro su ogni singolo emendamento o mozione presentata, e ieri si è arrivati allo scontro verbale tra la consigliera Sigona e la vice presidente del consiglio comunale Zara Federico. Sono volate parole grosse che non sono passate inosservate e che hanno costretto proprio la vice presidente a sospendere la seduta in corso del consiglio comunale. Ma la bagarre è continuata anche fuori l'aula con parole di improperi tra le parti. A questo punto molti consiglieri presenti hanno lasciato l'aula e al ritorno dopo la sospensione il presidente Tringali ha constatato la mancanza del numero legale per proseguire e ha rimandato tutto ad oggi. Le nostre telecamere erano presenti in aula.